Dai, uno che ha il coraggio di venire qui e dire perché non avete fatto l'alleanza col PD. L'ho fatta già io. Nemmeno una. Allora la faccio io. Io ho una domanda di uno del PD che me l'ha data prima. Però no, è una domanda per Di Maio. Era data prima un elettore del PD. Io sono un elettore del PD, però ho capito che voi del Movimento 5 Stelle siete i migliori dell'universo. Così dice. Vorrei sapere perché non è stato desecretato prima le confessioni di Schiavone. Magari per Luigi Di Maio sarebbe interessante. Dice che non voterà mai più PD, questo elettore del PD. Per ricostruire un attimo i fatti, io vengo dalla Campania, provincia di Napoli, una zona che si chiama, che prima era chiamata Campania Felix, oggi si chiama Terra dei Fuochi, poi il comune in cui abito si trova nel triangolo della morte, che a sua volta negli anni si è trasformato in esotetraedro per quanto si è ingrossato. Una terra nella quale per 20 anni hanno sversato, sotterrato, incendiato rifiuti tossici. Ci hanno sempre fatto credere che era mia nonna che buttava il sacchetto, che creava i tassi, che innalzava i tassi tumorali. Poi abbiamo scoperto negli anni che c'erano i fanghi nucleari della Germania, i rifiuti tossici di Porto Marghera, i fanghi nucleari della Francia, cioè di tutti quei paesi europei che oggi ci guardano dall'alto in basso e ci dicono che dobbiamo pagare gli interessi sul debito, per dirne una. È successo che per 10 anni i comitati di cittadini hanno bussato alle porte delle istituzioni, c'ero anch'io, c'erano tanti altri parlamentari campani del Movimento 5 Stelle che chiedevano verità. Verità, controlli, bonifiche. Sono in una terra in cui negli ultimi 10 anni i casi di tumore si sono impennati del 40%. Qualche mese fa abbiamo subito anche l'ennesima umiliazione. Cioè ad agosto un pentito di camorra di nome Schiavone, un camorrista, non un santo, un camorrista, va a Sky TG24 e dice: sì, io fino al 1988 ho sotterrato di tutto in Campania. Il mio Stato, diceva, che era la camorra, faceva un business da 200 milioni di lire al giorno con i rifiuti di tutta Europa, che prima venivano portati in Africa, poi hanno ucciso Ilaria Alpi, la giornalista, si sono accesi i riflettori lì e decidemmo di portarli in Campania. Però io queste cose sono andata a dirle nel 97 alla commissione d'inchiesta parlamentare sui rifiuti, che era presieduta da uno dei Verdi, e gli ho detto pure dove dovevano andare a scavare per togliere quei rifiuti, perché quando ho scoperto che i camorristi mi seppellivano i rifiuti anche nel giardino di casa mia, io avevo una figlia piccola, mi sono pentito e ho cominciato a collaborare con la giustizia. Ovviamente a tutti sono venuti i capelli bianchi. Abbiamo fatto una domanda al Presidente Grasso e alla Presidente Boldrini e abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle di togliere il segreto su quella deposizione che fece Schiavone nel 1997. Abbiamo aperto il fascicolo e abbiamo scoperto che dal 1997 la politica italiana di tutti i partiti della Seconda Repubblica sa bene quanti rifiuti tossici sono stati seppelliti in Campania, perché stanno morendo 4 milioni di persone e soprattutto quanti voti muoveva la Camorra per eleggere 106 sindaci nella provincia di Caserta. Adesso chiedetemi di fare l'alleanza col PD.